Ci mancava solo questa, una Mercedes-Benz per il Golf Club, una golf car a tutti gli effetti, prodotta da Garia, ovviamente, ma personalizzata in tutto e per tutto dalla Mercedes. Guardate che bella che è rifinita nel minimo dettaglio, parafanghetti in carbonio, i cerchi ricordano molto quelli che stiamo provando in questi giorni sulla Classe Station Wagon. Mi piace tantissimo la forma del faro con la sua firma luminosa LED, ma quello che mi stupisce, guardate l'interno, è davvero bellissimo con la sua panchetta per portare due posti. Con tutto il rivestimento in pelle, Mercedes-Benz Style per quanto riguarda la firma, e poi guardate, è bellissimo il rivestimento del pavimento in legno, l'acceleratore più invece il freno ovviamente è il meno. Qui sotto c'è un cassettino per andare a ospitare tutti i sistemi di ricarica, fibra di carbonio per andare a fare le rifiniture, davvero molto bello, beige Mercedes-Benz Style nella zona laterale. Poi abbiamo una linea posteriore che è molto ben raccordata e molto armonica, diversa dalle solite golf car. Per quanto riguarda il look, ci saranno due sacche da golf con la zona posteriore. Guardate che intrigante che è la firma Garia, ma poi anche l'estrattore d'aria, quasi fosse un'auto da corsa. E poi questa finitura in legno per la zona dove le sacche potenzialmente possono andare ad appoggiare. Il faro, anche quello, è ovviamente parte di un progetto di design molto ben fatto, e mi piace molto anche come è fatta questa capottina, che non è in materiale plastico ma è veramente in fibra di carbonio, quindi esattamente come i prodotti di Formula 1 o come le vetture da corsa, con questo bel accenno di frontino, quasi fosse il frontino di un giocatore da golf. Ha questo bellissimo tetto, guardate anche che bella rifinitura, proprio non manca nulla per quanto riguarda la precisione dei dettagli. Il volante è tipico Mercedes-Benz come tipologia di fattura, ma poi anche il rivestimento in pelle. Mi piace moltissimo anche come è fatto il cruscotto con il suo porta bicchieri e il suo bel display da 10 pollici che spicca al centro della plancia in posizione verticale. Davvero, guardate che bella che è la plancia, c'è una zona per andare ad appoggiare le varie cose, poi c'è anche l'indicatore di emergenza, insomma, per andare a segnalare che ci siamo fermati. Insomma, una vettura davvero molto ben fatta anche da un punto di vista estetico. Sicuramente potrà essere un gioco interessante per gli amanti delle Mercedes, ma soprattutto di chi ha dei golf club che magari desidera, dei golf club ai quali magari desidera dare un tocco di sciccosità in più. Con questo è tutto da Amburgo. Siamo ovviamente alla prova della Mercedes Classe E, ma volevo cogliere appunto l'occasione per farvi vedere anche dove si spingono i confini di Mercedes-Benz Style. L'avevamo già visto anche con la barca che è stata presentata recentemente a Monte Carlo. Con questo è tutto, mi raccomando, commentate su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!